Ciao a tutti, siamo qua in compagnia di Elvin Betti. Sì, ciao. Quale lavoro ti è capitato di fare nella tua carriera che artisticamente hai avuto la possibilità di esprimerti al meglio? Cui sono stato più coinvolto. Sì. Ma in realtà ce ne sono stati tanti. La mia carriera è iniziato, io ho iniziato suonando hardcore, la roba proprio violentissima. Quindi diciamo che ce ne sono stati diversi in base alla trasformazione artistica che secondo me un artista in generale deve avere. Intorno agli anni, primi anni 90 suonai con un gruppo che si chiamava Magnifica Scarlatti, che era una band di rock, funk, figlio dei Living Color, di quella cosa lì, quindi mi sono espresso molto perché in quel momento il mio stile era ancora molto impregnato di hardcore, di roba molto aggressiva, però aveva già era già un po' indirizzato su un approccio anche stilisticamente un pochino più raffinato. Cominciavo a studiare, cominciavo ad avere i primi approcci con la didattica, quindi cominciavo a mettere in atto delle robe nuove. Quella è stata un'esperienza interessante perché musicalmente stava un po' a metà, perché comunque a livello di suono era molto corposo, però le ritmiche erano molto spezzate, tecnicamente c'erano anche cose difficili, ritmi dispari, cominciavano un po' a mischiare, mischiavamo molto Viking Crimson, quindi musicalmente c'era da lavorare, quindi quella è stata un'esperienza interessante per quel periodo lì. Anni dopo le esperienze sono, ho iniziato a fare esperienze musicalmente più raffinate, ho suonato con gli aeroplani italiani, ho fatto delle tour di spalle agli Storytese dove io ho imparato molto, e da lì in poi ho incominciato a suonare altra musica. Un'altra esperienza molto interessante è stato il primo disco dei Tribà, dove i Tribà erano un gruppo che un po' di anni fa ha fatto un successo abbastanza importante con una canzone un po' latina. All'inizio della loro carriera facevano musica più afro, per cui era il periodo della contaminazione con la musica africana, e quello è stato un altro disco molto interessante dove ho potuto apprendere molto. Invece a livello professionale un'esperienza molto interessante è stata lavorare con Roberto Vernetti, che è un produttore di Vercelli di pop molto importante. Abbiamo fatto un disco per una cantante che è andata a Sanremo, che si chiama Celeste Gaia, in cui abbiamo costruito le ritmiche totalmente a pezzi, cioè strutturandole, non suonando la batteria in maniera tradizionale, ma a pezzi, smontando prima la cassa, poi facendo i rullanti, i fill con i tom. Mi ricordo che i tom li abbiamo registrati in una stanza enorme, totalmente vuota, perché lui ha lo studio in un loft ed era un posto tipo dove si suona qua oggi, però vuoto, con un reverbero esagerato. Abbiamo fatto tutti i fill di tom per avere quel reverbero lì. Per dirti, le ritmiche sono state suonate tutte senza Charleston. Il Charleston è stato, cioè, diciamo, quella parte ritmica è stata sostituita da altri suoni. Quella è stata un'esperienza molto interessante, non tanto in termini batteristici quanto in termini di produzione, perché abbiamo potuto sperimentare molto. È un lavoro che uno a cui piace fare solo batterista fa un po' fatica, perché non è che alla fine hai fatto una bella performance, è un lavoro proprio di ricerca e di studio, però è stato molto interessante. E poi l'ultima produzione che ho fatto con il gruppo con cui mi esibirò oggi, che si chiama Groove Trinity, dove abbiamo scelto la musica che ci piace tra di noi, io e gli altri musicisti che partecipano a questo progetto, abbiamo fatto proprio la musica che ci piace, ed è un funk, anche quello un po' contaminato, però dove la ricerca è proprio sul groove, sul far rotolare il suono e il groove di basso e batteria, dove ci sono incastri molto, molto densi e molto pregnanti. Quindi queste sono state le mie esperienze dove fondamentalmente mi sono divertito di più. Era il bassista che mi chiama. Ok, tranquillo. Ecco qua. Ok, no problem. Oggi a Drummer che cosa ci presenti? Presenterò un gruppo, suonerò con una band che si chiama Groove Trinity, in cui suoniamo del funk fondamentalmente. Trinity chiama il trio, in realtà siamo nati come trio ma abbiamo aggiunto un tastierista per una questione di suono. Tutti i pezzi originali, e dove cercheremo, speriamo che vi piaccia. Quali sono i tre dischi che nella libreria di un batterista possono mancare? Tre sono un po' pochi, però diciamo quelli che a me hanno ispirato di più, quello che partirei con il live di Peter Gabriel, Secret World, con Manu Katché, che suona in una maniera eccelsa. Poi c'è la triade, Three of a Perfect Pair, Beat e Discipline, dei King Crimson con Bill Bradford, e poi un canto blu di Miles Davis, spero di aver un po' visto. Ma per chiudere ti va di condividere qualcosa al bar? Un gran bel rullo doppio, giusto di riscaldamento, anzi uno singolo. Buon divertimento a tutti. Grazie mille, grazie, è stato mille un vero piacere.
Ciao. Ciao ciao.